Buonasera a tutti voi carissimi telespettatori, con gran piacere vi riaccogliamo all'interno del nostro salottino che ci porta indietro nel tempo, agli anni più belli, e noi vogliamo rendere speciali queste serate. Io ovviamente queste serate le conduco insieme ai miei tre cavalieri, ormai sono diventati loro i tre moschettieri famosissimi, perché tutti mi scrivono e mi dicono: mi raccomando Ilaria, questa sera vogliamo vedere i tre moschettieri come si sono agghindati per le feste. E allora eccoli qui, ve li presento ovviamente. Al mio fianco Mimmo Mirabelli, buonasera. Walter D'Angelo e Tony D'Aloia. Buonasera a tutti, bentrovati carissimi amici, buonasera, buonasera. Ma se dovessimo identificarci, io sarei Athos o Portos, perché porto sempre la chitarra. Che non è tua. Non è mia, è di Wilmers Modas. E tu? Athos, Portos, Aramis. Aramis. E D'Artagnan ce l'abbiamo di tanto in tanto, che compare magicamente dal nostro monitor. E oggi abbiamo qualche D'Artagnan. Allora, questa sera sarà una puntata speciale, ragazzi. Una puntata dedicata ad un argomento che ci sta particolarmente a cuore, perché ne parliamo spesso anche tra di noi. Siamo in fascia protetta, eh? Lo so, ragazzi. Infatti è una cosa della quale si può parlare tranquillamente. Sì. Non è quello che pensavo io? Io, ragazzi, di solito è una curiosità speciale. Vi chiedo sempre delle delucidazioni in merito, perché sono molto curiosa, e questa sera abbiamo deciso di dedicare l'intera puntata a questo argomento, cioè come nasce una canzone. E lo facciamo in compagnia di uno degli autori del panorama della musica da ballo piemontese, non solo, veramente con la A maiuscola, un grandissimo artista. A lui diamo il benvenuto, ce l'abbiamo in diretta proprio da casa sua, credo da Alessandria, ma ce lo faremo dire da lui. E allora, per voi amici, questa sera Eugenio Del Sarto. Sono proprio io. Ciao Eugenio. Sono proprio io. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Vi saluto tutti quanti, vi abbraccio anche da lontano, ma vi abbraccio tutti. Sono qui a casa mia, come vedete. Voi vorreste sapere come nascono le canzoni, da quello che ho capito. Come fai a scrivere tu certe canzoni che... No, vorrei saperlo anch'io. No, ma tu spiegalo a noi, che noi cerchiamo di poi copiare te. E questo è la realtà. Vorrei saperlo anch'io, perché, vedi, se si fosse un sistema, uno adotta sempre quel sistema e fa un sacco di canzoni, una più bella dell'altra. Purtroppo non è così, perché le canzoni nascono e poi hanno delle strade particolari, che a volte hanno molta fortuna, a volte invece, pur essendo delle canzoni magari bellissime, e io ne conosco tante di tanti amici autori, purtroppo per tante ragioni non hanno avuto il successo che meritavano. Ma non parlo soltanto di noi, di noi cosiddetti autori di serie B, che poi di serie B non siamo assolutamente. Assolutamente. Io conosco degli autori di serie cosiddetta A che dicono, invidiano noi che abbiamo a disposizione tante orchestre, almeno avevamo a disposizione tante orchestre, perché adesso con i tempi che corrono, insomma, ce n'è un po' meno di lavoro. Ascolta, però, Eugenio, ma dimmi, ti è capitato nel corso della tua esperienza comunque lavorativa, che è durata e dura tuttora, quindi sono veramente tanti anni, un bel bagaglio, no, di conoscenza nel settore, ti è capitato di scrivere a un certo punto una canzone che poi l'hai messa un po' nel dimenticatoio e anni dopo è stata rispolverata e ha ottenuto un grande successo? Sì. Mi è capitato, guarda, nel 96-97 avevamo fatto un disco con la Sugar che si chiamava Donne Italiane, e c'era anche la figlia, c'era anche Annalisa, la figlia di Tony. Sì, mi ricordo. Insieme a noi. In questo disco, che poi fra l'altro non è mai uscito, c'era una canzone che a me piaceva molto, che si chiamava Dipendesse da me. Bellissima. Questa canzone è rimasta lì praticamente 10 o 12 anni ferma nel dimenticatoio. Poi a un certo punto l'abbiamo, io e Arangone l'abbiamo riproposta per Monica Riboli, che cantava in quel periodo con l'orchestra di Arangone, e è diventato un successo
Bellissimo. Inaspettato. Ma com'è, com'è che un giorno hai deciso che dovevi ritirare fuori quella canzone? Cioè ti è venuta proprio, si è accesa la lampadina, l'hai sognato di notte? No, cercavamo dei pezzi, dei nostri pezzi che avevamo nel cassetto, per modo di dire, perché poi non sono mai nel cassetto, perché se fossero nel cassetto li prenderemo, sono sempre qui dentro e ogni tanto saltano fuori. Mi sono ricordato di avere quella canzone lì, c'era quella, poi c'era anche Quando l'amore se ne va, insomma tante altre canzoni, e ho detto questa qui potrebbe farla benissimo la Monica, proviamo a farla. L'abbiamo fatta con un arrangiamento, diciamo, un po' più moderno rispetto a quello di 10 anni prima, e ha avuto un successo, perché molte cantanti, quasi tutte le cantanti dell'orchestra l'hanno fatta praticamente, e poi hanno incominciato a farla anche gli uomini, anche se era una canzone prettamente femminile, fatta anche degli uomini, è piaciuta molto, ha avuto un grosso successo. Eugenio, voglio farti una domanda. Dimmi. Ecco, tu hai detto, anticipato, hai detto che questa canzone è prettamente femminile, no? Infatti sì. È vero, parla di un uomo, sì, che vuole si divide, ma tu come hai fatto a pensare a una canzone e ti sei medesimato in una donna, praticamente? Cioè, come hai fatto? È questa la cosa che mi avevo cervello. Avevo scritto questa canzone per una cantante romagnola, che adesso non ricordo più il nome, comunque molto brava, e l'avevo fatta per lei praticamente, l'avevo scritta per lei, sulla sua personalità. Fra l'altro una voce bellissima, che adesso non ricordo più come si chiama, ma magari tu la conosci, perché è una ragazza bionda che ultimamente ha fatto anche l'orchestra, adesso non mi ricordo più il nome. Comunque era per donna, perché parlava appunto di un'amica che diceva, sei tu la mia, sì, di non portare via l'uomo alla sua amica. Complimenti, perché è geniale pensare da donna, che tu sei un uomo, pensare da donna, immedesimarti, tu sei la mia migliore amica, non te la posso fare, cioè, è bello, sì. Dipendesse da me, è bellissimo, complimenti. Ti faccio l'applauso io, perché era meritato il successo, è meritato ancora tuttora, perché questo brano comunque, pensa, l'orchestra lo fanno in attrazione. Adesso lo fanno anche, abbiamo cambiato un po', siccome era bello, mi piaceva molto, allora lo voleva fare anche Rangone, ho dovuto cambiare qualche parola per adattarlo all'uomo, ma più o meno insomma le cose sono quelle, l'argomento è quello, via. E a proposito di Rangone, direi che spezzettiamo un po' la nostra chiacchierata con dei grandi successi. In scaletta la nostra regia ha selezionato un brano molto molto bello, Non riesco più a pensare a te, è un brano che non riesco più a non pensare a te. A non pensare a te, lo interpreta Rangone, ce ne andiamo ad ascoltare un pezzettino insieme e poi da lì ricominciamo la nostra chiacchierata. Ok. Non riesco più a non pensare a te. Vedo il tuo sorriso davanti a me. L'ultima occasione è volata via. Maledetta bugia, maledetta bugia. Tu sei al primo posto nel cuore mio. Non capirlo in fretta, ho sbagliato io. E ora sono qui a mendicare quel che resta in fondo al tuo cuore, mentre il mio dolore mi porta via. Ed intanto il tempo cancella l'ultima occasione, anche quella, mentre la tua mente chissà dov'è. Non riesco più a non farlo.
genio, perché dovete pensare, solo il titolo, non riesco più a non pensare a te, cioè una contraddizione, significa che non, cioè, abbiamo continuo a pensarti, cioè, ma, devo sempre pensare a te, sì, ma infatti. Porca miseria, io mi cervello, io scrivo anch'io le canzoni, però scrivo un po' più meno complicate. Non buttarti voi, giù, no, nelle vostre semplicità, non riesco più a non pensare a te, cioè, come dire, sì, ti sì, sto sì, sempre sì, pensando. Eugenio, ma se sei d'accordo, facciamo un po' come i gamberi, che andiamo un attimino indietro, cioè partiamo sì, proprio, facciamo conto che i nostri telespettatori ovviamente non scrivono canzoni tutti i giorni, quindi magari hanno proprio esigenza di comprendere questo lavoro, perché di lavoro si tratta, sì, sì, poi è poesia, è divertimento, è passione, lavoro, però è un lavoro. Da dove partiamo? Dall'idea, ovviamente, che viene improvvisamente, o vi mettete a tavolino sì, e la studiate? No, viene, è un'idea che viene, a volte viene una, a volte viene un'idea proprio del testo, a okay, volte viene un pezzettino di melodia, così che poi si presterà dopo a farsi ricoprire di parole giuste. E quindi non si può mai mettere, se uno si mette al tavolino per cercare di fare una cosa, non arriva l'ispirazione. Una canzone, è difficile che arrivi, a meno che non crei delle banalità che poi dopo non servono. Esatto, perché non siamo delle macchine, perciò diventa difficile andare a scrivere poesia sì, a comando. Certo. Ma non so, quindi tu mentre stai girando il risotto, facciamo l'esempio, inizi a canticchiare un qualcosa e lo ti devi fermare, quindi sì, scriverlo subito. Ma non è che devo che canticchio, mi viene in mente una frase e poi da lì si comincia magari a vedere se sta bene con una certa musica oppure il contrario, e poi si va avanti, naturalmente su tante idee che vengono fuori ne viene fuori poi una buona. Posso dire una cosa? Vai Mimmo, scusa, vai. Ti succede, dimmi. Eugenio, ti succede che dimmi, ti viene in mente la frase e poi dice, porca mia, non riesco a continuare, e la canto lì per un paio di giorni? Oppure anche... può anche darsi. Capita, per esempio, vero? Ti faccio un esempio, quando è arrivato Rangone dalla Spagna, ormai sono già 40 anni, perché noi ci conosciamo da 40 anni, qualcuno in più forse, è arrivato dalla Spagna, aveva in mente un'idea, dice, ma io ho un staffare qui, senti un po' staffare qui, suona chitarra, poi non riusciva più ad andare, ti piace come, io ho detto, ma lasciamela qui. E dopo due giorni è venuta fuori. È nata? Avete partorito? Sì, dopo due o tre giorni è venuto fuori tutto il brano. Ogni due giorni mettevi una frase. Altri invece, come per esempio Stornellate Vagabondo, eravamo a casa di Roberto e con una tastiera di quelle proprio piccoline che fanno anche qualche i ritmi, abbiamo attaccato e abbiamo fatto tumba, velocissimo. E in 5 minuti, cioè il tempo della canzone, è venuto fuori Stornellate Vagabondo. Allora, noi uno dei più grandi successi, uno dei più grandi successi. E praticamente, poi vabbè, se volete che vi racconti che la storia di tutte le canzoni, saremmo... Ti interrompo un attimino perché ci ascoltiamo insieme un Enrico Musiani nella sua interpretazione di Suona Chitarra. Ne hai parlato prima, senti qui. Ok. Suona chitarra, tu che sei la compagna di tante mie notti d'amore. Suona chitarra, che hai diviso con me tanti applausi e le spine nel cuore. Ti amo tanto. Se accompagni in sordina la voce che è quasi un lamento, o se come un'orchestra diventi più forte del vento, o mia chitarra, ti amo tanto, perché tu mi ricordi le sere passate a cantare per la gente che non respirava.
per starci a sentire. E sembrava che stessi facendo l'amore con te. Vibravi più sotto le dita e tenerti vicino così mi costava fatica. Oh mia chitarra. Ogni volta che la sento, che sia interpretata da qualsiasi persona, è veramente un successo, ripreso da tutti i più grandi artisti. Una storia, una canzone che ha una grande storia. Scusate, io penso che, e non lo penso solo io, ma altri colleghi autori me l'hanno confermato, quando c'è una canzone bella intendo di quelle che poi adesso all'inizio non si può dire di grande successo, ma poi se uno le sente saranno di grande successo. Allora, quando c'è una canzone bella, chiunque la canti, cioè il cantante, secondo me passa in secondo piano, nel senso che, attenzione, non è che voglia sminuire i cantanti, no, però, ma resta la canzone. Però se Frank Sinatra non avesse fatto My Way e Strangers in the Night, sarebbe stato un grandissimo cantante, sempre, forse il più grande di tutti, ma non avrebbe avuto quel successo interplanetario che poi ha avuto. Certo, perché poi viene legato molto l'artista alla canzone di successo. Certamente. La canzone fa anche l'artista, giustamente. Certo. Infatti ci sono delle canzoni talmente belle che se anche le cantassi io, che non sono un cantante, mi applaudirebbero lo stesso. Ho un futuro, ragazzi, scrivetemi una canzone, metti che esplodo anch'io come cantante. La gente applaude la canzone. Io ho una canzone per Ilaria. Dai, ragazzi. Si intitola Suona Chitarra. Per esempio, una stupidata, io per esempio ho fatto il mio successo quando incisi nel 91 Stornellante Vagabondo, perché io sono diventato lo Stornellante Vagabondo del Piemonte. Certo, perché poi identificano nel personaggio la canzone. Per me quello è stato un grande Volevo successo. Dare un attimo parola a Mimmo che voleva fare una domanda. In realtà non è una domanda. Eugenio, sai che prima parlavamo di pensieri, no? Il fatto di se viene in mente l'idea, bla bla. Io a volte scrivo delle canzoni ironiche, no? E come ben sai, solitamente si scrive prima la musica e poi il testo. Io faccio il contrario. Prima commissiono il testo in base alle mie idee. Sì. Quindi in base alle mie idee poi si sviluppa un testo e poi su quel testo io ci faccio la musica, copio e incollo il testo. Ah, non fai tutti e due? No. No? E ho avuto un testo in base a una canzone ironica che avrei dovuto fare per aprile. E io, poi su quel testo là, tutte le idee le ho appuntate sul cellulare, quindi lo strumentale dell'introduzione, il cantato, bla bla bla, si è rotto il telefono. No, sai che quella canzone è nel cassetto da 6 mesi perché ho provato... In tutti i modi. Poi a scrivere le idee, come ha detto lui prima, se ti metti a tavolino le idee non nascono fuori. No. E sai che non mi viene l'idea come quella che ho appuntato nel telefono. Fai come Walter, che lui invece lo fa in macchina. Eugenio. Walter fa in macchina. Allora, io adesso poi ti dico come faccio io. Ma tu magari sei in macchina, no? Guidi. Sì. Se ti viene in mente un testo, che cosa fai? Ma guarda, di solito non mi viene in mente quando sono in macchina. No, perché non è comodo. Io dico come diceva Conrad, quel famoso scrittore, no? Che la moglie gli diceva: ma cosa stai facendo? Guardi alla finestra, non fai un tubo tutto il giorno? E lui diceva che, secondo, era uno scrittore, che diceva anche quando era alla finestra, lui stava lavorando.
Giusto. Ecco. Giusto. E quindi, anch'io quando sono in giro, io sto sempre lavorando praticamente, no? Perché a me capita. Prelevi informazioni, idee. A me capita quando sto dormendo, Eugenio, che ci sono altri problemi, abbi pazienza. Sto lavorando, scusa, stavo pensando. Però, cioè, è così, non è che uno dice, a volte sei in macchina e ti dici, guarda quello lì come gira bene in bici. Ecco, dici, Eugenio, potrebbe essere un'idea per una canzone, gira in bici. Oppure, non so, la bicicletta, fonte di idee. Visto che dici di Ma tutto è fonte di idee praticamente, perché la vita è quella lì, cioè, se uno... Certo, la sa sfruttare bene. Ti ho chiesto quello perché io viaggiando tanto in macchina, tante volte io tante canzoni le ho scritte in macchina, però come diceva appunto prima Mimmo, spesso e sovente io il cellulare non ce l'ho mai a portata di mano. Quindi cosa faccio? Il primo foglio di carta che trovo, anche gli scontrini, sai, dell'autostrada, mentre guidavo, adesso mi metto in galera, mentre guidavo con una mano tenevo pinzato il bigliettino dell'autostrada. aspetta, poi con la penna facevo 5 righe veloci, il pentagramma, e poi mentre guidavo tipo facevo, non so, allora tac 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 e poi tarararara si fa tarararara tararara e lì diventava già più tararara e poi le figure delle metti e poi e Walter capitava e di sabato sera come questo video che ci ascoltiamo però. Ascolta Eugenio di sabato sera dai Rodigini, a fra poco. Quando ti penso io sento il calore del sole e nei tuoi occhi rivedo l'azzurro del mare. Non farmi andare via, tu sei la vita mia, sei la ragione in più che fa sognare. E anche stavolta io provo a parlarti d'amore. Sento di nuovo la voglia di stare con te. Non mi ferire, sai, so che non lo farai. Ma se vuoi andare via, non mentirmi mai. E di sabato sera non dirmi che ormai il tuo cuore è di un altro, perché tu lo sai che un grande amore non può finire. Di sabato sera, e di sabato sera rimani con me, anche se pensi a un altro rimani. Era di sabato sera quando scrivevi in macchina, Walter, lo sappiamo. Però, Eugenio, ti voglio fare una domanda. No, l'idea di scrivere un testo, un brano, e poi da lì nasce la canzone, gli dai poi la melodia e tu, ti viene di più seguendo una storia vissuta, un fatto accaduto, oppure... così d'immaginazione, cos'è che ti viene più facile? No, che un fatto accaduto, no, è una cosa che comunque potrebbe essere accaduto, una cosa di immaginazione che però rispecchia qualche cosa che può essere effettivamente accaduto, cioè come per esempio dire di sabato sera non mi lasciare perché proprio di sabato sera non mi puoi lasciare solo. Mi rovini il weekend, certo. Mi rovini la serata. E quindi è una cosa che succede, può succedere, se sarà successa mille volte,
È una cosa che è così, è venuta. Certo, non deve essere prettamente un argomento personale che hai attraversato tu, insomma, ci si cimenta sempre un po' nelle storie di tutti, che poi sono le storie del quotidiano tutti noi. Diamo la linea alla regia, alcuni consigli, poi rientriamo in studio, continuiamo la nostra chiacchierata insieme ad Eugenio Del Sarto e parleremo ancora di com'è che nasce una canzone. Fermi davanti alla TV. Verdi, ti confido questa sera che non so più stare solo senza te, che ora provo un sentimento che non c'era, il tuo fascino si è fatto strada in me. E io lo so che tu hai sofferto nella vita per qualcuno che non meritava te, e cosa che sembrava un po' all'amore, ma l'amore è un'altra cosa, credi a me. Occhi verdi come il mare dentro te, dove voglio navigare, dolcemente galleggiare, continuare la mia vita. Occhi verdi senza sole, ora t'amo ancor di più, non dovrai mai più soffrire, perché qui dentro al mio cuore c'è l'amore che vuoi tu. La 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 la. Bravo Tony, grazie ragazzi. Un altro grande successo di Eugenio e Arrangone. Eugenio, ma te li ricordi tutti i testi che hai scritto? Sì, no, non me li ricordo tutti. questa canzone qui, fra l'altro, non è mia, è di Mario Zaniboni. Mario Zaniboni? È Mario Zaniboni. Però io in quel periodo avevo anche le edizioni, quindi ce l'ho in edizioni, come anche un'altra canzone bellissima che ha avuto grande successo, Viene a vedere il mio paese. Era un'altra canzone che avevamo fatto io e Claudio Damiani. Poi non l'ho firmata perché ero l'editore anche, e allora non l'ho firmata io. Però anche quello è uno dei grandi successi ascolta, Eugenio, allora siamo arrivati al primo step, cioè quello di farsi venire l'idea, cercare un'ispirazione che viene così nella quotidianità, come tu hai detto, anche nei momenti più disparati, improponibili, arriva questa benedetta ispirazione, si scrive la canzone e poi bisogna arrivare allo studio di registrazione. Per tanti anni, anche quando eri un giovane fanciullo, tu ti dilettavi già da giovanissimo alle prese con gli arrangiamenti, lo studio e quant'altro, ti sei sempre affiancato a persone che amavano come te questo lavoro. Beh, io nel 64, dico 64, lavoravo con i Marcello Sferial, non so se li conoscete. Sì, sì. Sapete chi sono? Quelli calienta il sol, là nella playa. Esatto, Angelita di Anzio, eccetera. E il maestro Minervi, che era uno dei tre componenti, mi faceva fare gli arrangiamenti e io facevo l'arrangiatore, mi piaceva. E poi mi diceva lui, ma non avevo, 16 anni, avevo 15 anni, e mi diceva, portami qualche cosa, non scrivi qualche cosa anche tu, qualche canzone? E io dicevo, ma sì, ne ho qualcuna, mi piace scriverle, e gliel'ho portato.
gliele ho portate. Allora, queste canzoni si chiamavano Domenica Triste, Tutto Triste, si piangeva. Muro di pietra, un muro di pietra, e parlava di carcerati. Benissimo. E altre canzoni di questo tipo, no? Mai una gioia, praticamente. Esatto. E il maestro Minervi mi diceva, ma scusa, ti è successo qualcosa a casa, qualche disgrazia, perché hai tutto un sistema di canzoni così, non ho qualcosa di più allegro. Non è possibile averlo. E come mai ti venivano questi testi così tristi? Non lo so, era il periodo dei 15 anni. L'adolescenza, probabilmente era quello. Come ti è uscita Scooby-Doo è uscita quando io Claudio Damiani, insieme a Pippo La Rosa, il maestro Pippo La Rosa, abbiamo fatto le edizioni di Git a Milano, no? Le edizioni di Git, la casa discografica di Git, era quella che produceva qui in Italia gli ABBA. Ah, praticamente, wow. Praticamente io facevo il produttore degli ABBA. Scusa, se è poco. Non ho capito. L'hai detto con una leggerezza, no? Dico scusa se è poco. Stiamo parlando degli ABBA. Abbiamo capito ABBA o quel di Alba? No. Non ho capito, scusa. Hai detto ALBA o ABBA? No, c'era Frida e Greta, erano due belle ragazze che sapevano anche cantare molto bene. Poi c'erano gli altri due, Bjorn e l'altro, e Anderson, che facevano delle musiche mediterranee praticamente, e piacevano moltissimo, specialmente in Italia, perché era musica fatta soprattutto per Spagna, Italia, Sud America, e quando arrivava il nastro, io e Claudio Damiani facevamo il missaggio di queste canzoni e poi uscivano fuori. E avevamo anche... un gruppo che si chiamava, adesso non mi ricordo più, era un gruppo che facevano queste canzoni tipo 15 anni, non so se i vicini di casa. I vicini di casa, erano canzoni che avevamo lì nel cassetto, li facevamo fare questo gruppo di... Ce li ascoltiamo, se ti va bene ce li ascoltiamo, abbiamo proprio i vicini di casa con Scooby-Doo-Bee-Doo. Ok. Papà e mamma, ricordi, ci veniva il batticuore, se mai lo sanno cosa ne sarà. E noi, tutto il mondo, solo noi, le magliette di blue jeans con la mano. Che classe, anche questo ragazzi, video veramente bellissimo. Tempi così che si vendevano anche tanti dischi, anche i tanti dischi che grazie a te, alla collaborazione che hai avuto con Arrangone poi in questi anni, avete poi venduto anche di sue produzioni, perché si parla veramente di tanti dischi. Tantissimi, veramente, sì.
Eugenio, prima che vai avanti con, perché non basterebbe secondo me una puntata con lui, non basta. No, no, volevo solo accennare un brano che secondo me c'è il tuo zampino, perché in ogni vostro brano che voi componete c'è proprio il timbro, si sente proprio che c'è le vostre parole, tipo dimmi se ti ricordi questa canzone che fa così: con tre bicchieri di vino si può fare il pieno di felicità, tre botti di barbaresco, un vino pazzesco, la 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 la. Poi dice una brenda, una brenta di... Che cosa sarebbe la brenta? Spiegami. La brenta è una damigiana, Una brenta. Una specie di damigiana. È ho capito, damigiana, ma no. Lo sai tu, lo sappiamo noi che siamo qua in Piemonte, no? Ma questa canzone ha una brenta, una pinta di... Cioè, allora, questa termini, canzone... Termini eugeniani proprio. No, stia a sentire, questa canzone faceva parte di uno dei primi anni c'era un concorso che si chiamava erano tutte canzoni del vino ed era proprio delle zone nostre. È proprio Cantarino, sì, dove io partecipavo, Cantarino Esatto, e quindi era proprio fatto per queste cose qui. Poi combinazione, questo qui, l'hanno sentita altra gente, l'ha sentita, è piaciuta e l'ha fatta anche degli altri. Poi l'aveva fatta, ti ricordi che c'era? Con maestro Gino Prandi. Poi c'è la brenda di Levi, che se tu la bevi ti senti un pascià. Poi c'era il prete che suona la fisa. Il prete che suona la fisa, io l'ho scritto perché conoscevo un prete che suonava la fisarmonica. Bello, bello. E la collaborazione. E la vita improvvisa del bene che fa, cioè tutto veniva poi facile, via. Eugenio, e la collaborazione con Toto Cutugno, con Mino Raitano, che mi sembra che ha portato a successo Melodia Italiana, se non vado errato, giusto? Allora, con Toto Cutugno abbiamo venduto milioni di dischi in tutto il mondo, perché Toto Cutugno è conosciuto in tutto il mondo, quindi abbiamo fatte di tutti i colori. Però con Mino Raitano, volevo dirti, Melodia Italiana era una canzone che nell'87 doveva partecipare al Festival di Sanremo, ecco, con Mino Raitano, Little Tony e Bobby Solo. No? Ah. Perché la Rosanna Fratello si era tolta, erano in quattro ma poi sono rimasti in tre. Quando abbiamo presentato questa canzone, quello stesso anno si sono presentati a Sanremo i tre che hanno vinto, cioè Tozzi, Ruggeri e Morandi, capito? La stiamo sentendo in sottofondo. La senti anche tu, immagino? Eccola qua. Sì. Non ti conoscevo ancora fino a ieri. Ti ricordi quando lo facevo in pista questo? E alla sera successo. Ma la canzone proprio. Anche il nostro buon Tony la proponeva nelle serate, ci stava raccontando. Lo so. Era un successo. C'è una chitarra ed un violino, noi seduti a un tavolino in quel piccolo caffè. Mannaggia. Allora, però, ragazzi, ci ascoltiamo un brano musicale, visto che prima Walter ci parlavi di questi brani scritti per te, interpretati da te, che tanto hai amato. Ora c'è un omaggio proprio che vogliamo fare a te, o meglio, la regia fa a te. Abbiamo indietro di 20 anni, 25 anni fa, dai. Ecco, quando era un ragazzino, ma qua balla ragazzina. Prime labbra rosse, trucco agli occhi tu, ora scende un lacrimone blu. Balla ragazzina, 15 anni hai, dentro il cuore sei già grande, non lo sai. È pericoloso innamorarsi, ma tutto passa in fretta alla tua età.
mai. Tutto passa in fretta alla metà. Ora sai, che scherzi fa l'amore. Non si bello, può bello. Giocare con le cuore. Ma vedrai, passerà il dolore che ora è chiuso dentro te. Sono proprio per te queste canzoni, devi rispolverare. Te la ricordi questa canzone, Eugenio? Sì. Me lo ricordo, sì. Questa qui era, faceva parte di quel 4x4, ti ricordi? Quei 4x4 disgraziati che sono andati a Londra. Pensa, vi racconto un aneddoto. Era un martedì, non ti dico a gennaio, era un martedì. Mi chiama Beppe Carosso e mi dice: Beppe, Walter, che stai facendo a casa? Io ero a casa, che niente. Dai, metti via 4 stracci che ne ho. Scusa, non ho capito. Metti 4 stracci che dobbiamo andare a incidere una canzone a Londra. Ripeti che non ho capito. Walter, ti ho detto, metti 4 stracci che dobbiamo andare a registrare questa canzone a Londra. A Londra. E siete partiti. Ma a Londra dove ci sono i londrinesi? Sì, a Londra dove ci sono i londrinesi. E siamo partiti e abbiamo fatto questo brano dove tu sei anche autore, giusto? Sì, sì, sì. Mamma mia, è bellissimo. Abbiamo scoperto stato... così che anche Walter ha avuto 20 anni. Anch'io, hai visto quando avevo i capelli neri? Avevi ancora i capelli neri. Comunque ti ringrazio, a te, ringrazio anche Walter Scaglione, perché comunque c'è anche lui come compositore. Sì, 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 sì. Che mi ha fatto rendere, mi ha reso successo questo brano, dai. Con il 4x4 è il brano di punta, poi li facciamo scatenare con tutti. Senti, grazie. Eugenio, ma com'era un tempo incidere, registrare, arrangiare? Come adesso? Non credo, perché adesso con la tecnologia che è arrivata tutto è tutto più veloce. Adesso, un tempo c'erano i musicisti. Adesso si fanno i dischi in casa. Si fanno i dischi quasi in casa, cioè in casa, perché se uno ha un computer con qualche strumento MIDI e fai i dischi in casa. E invece una un volta tempo? Una volta bisognava andare in sala di registrazione con degli strumentisti, perché non è che ci fossero i computer pronti lì che ti facevano tutti gli strumenti. Senti, ma dovevi... è vero, Eugenio, scusa se ti interrompo, ma sono curiosa. Dimmi. Ma è vero che ogni tanto, visto che dovevate pagarli anche bene questi musicisti, ogni tanto facevate finta che sbagliassero, così magari recuperavate qualche suono qua e là? Sì, sì, sì. Ora sì, lo mi possiamo ricordo, dire. Io di solito prendevo quattro violinisti. Quattro violinisti, poi se avevo bisogno di farne 16 facevamo finta di sbagliare, rifacevamo di nuovo il pezzo, certo. E quindi tenendo la registrazione precedente venivano fuori 16. Recuperavi, uno si arrangiava come poteva. Eugenio, ti posso garantire che funziona ancora adesso, perché tu sai che gli ultimi anni musicali che ho passato in orchestra avevo il grande Fiorenzo Tassinari, no? Sì, tu lo sai che Fiorenzo è un vulcano con il sax. Quindi quando siamo andati a incidere l'ultimo CD, dovevamo improvvisare quel brano lì. Fai l'improvvisazione. Fiorenzo ci metteva l'anima. Come è venuto? Come è venuto? Rifacciamo. No, rifacciamo perché questa cosa non mi piace. Altra versione. Così prendevate pezzi qua e là. Bravi, bravi. Funziona ancora adesso, guarda. Ma adesso col computer è velocissimo farlo. Una volta c'erano le ciambelle con i nastri così a 8 tracce. Oh. Ed era un pasticcio. Conservi di ancora fare. Qualcosa delle vecchie registrazioni? Ti sei fatto tutto, un po' tipo tutto. Un tuo museo a casa? Tutto, tutto, tutto. Io ho, non qui in casa, ma un altro posto dove ho praticamente un paio di registratori 16 tracce, uno di 8 tracce e poi tutti i nastri. Pensa che ho anche un nastro di Vecchioni di Lucia San Siro. Wow! Proprio wow. L'originale, cioè l'originale ce l'ho ancora in un cantina. Un cimelio proprio, è da conservare nel forziere d'oro. Ci ascoltiamo insieme ancora un Wilmer Modà in Vecchia Corriera. Anche lui aveva i capelli neri qua. Ne aveva tantissimi, guardate anche qui. Un po'. Ancora quel che racconta la donna quando si andava a piedi anche per lavorare.
la mattina non c'era, e per fare al lavoro non ti arrivava sempre in piazza della stazione. Vieni mia bella che l'ora arrivo in corriera, e anche col freddo d'inverno sarà primavera. Rubarti baci più audaci non è una chimera, basta una vecchia corriera per stare insieme a te. Il nostro Wilmer, Wilmer. Lo preferisco Wilmer. Senza capelli. Anche lui aveva 20 anni all'epoca. No. Sembrava e abbiamo fatto tanti dischi con Wilmer, ne abbiamo fatti 4-5 mi pare. Senti, ma il sì? pezzo che ti porti più nel cuore che hai scritto? Non ce n'è uno in particolare. Sono tutti bambini uguali? Sono tutti figli tuoi. Sì, però diciamo che ci sono delle canzoni, per esempio, che non hanno avuto tanto successo, però secondo me lo meritavano. Per esempio, Quell'uomo sono io. Allora, Quell'uomo sono io è una canzone che avevo scritto quando ho conosciuto Rangone. Praticamente avevo fatto la canzone su Rangone. Quando è tornato dalla Spagna? Quando è tornato dalla Spagna, sì, esatto. Ed è una canzone che forse nel nostro ambiente non è stata presa in considerazione, perché magari non era da ballare o che so io. Fatto sta che non ha avuto grosso successo di Gilda, di Preghiera, di altre canzoni così. Senti, la tua amicizia con Arrangone, perché siamo quasi addirittura d'arrivo e mi piacerebbe chiudere con questo, perché so quanto siete legati artisticamente e anche, immagino, a livello umano. Vi potete un po' definire il braccio destro uno dell'altro? Ma sicuramente sì, perché a parte il fatto che lui mi chiama 10 volte al giorno ancora adesso, ma se non ci fosse stato Rangone, io prima di conoscere Rangone, dico la verità, avevo fatto canzoni Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Mireille Mathieu, quella gente lì, insomma, di quel livello lì. Però quando ho conosciuto Rangone, ho subito detto: questo è un altro che non ha niente da invidiare a questi artisti qui, e neanche ai nostri Gianni Morandi, Massimo Ranieri, questa gente qui. Solo che poi l'ambiente nostro era un po' diverso da quello dove c'erano i vari Morandi e compagnia, un po' più complicato forse, però diciamo che nel nostro ambiente se tu dici Rangone lo conoscono anche i cani, cioè, certo. Nel frattempo, di sottofondo, la nostra regia, come hai ben sentito, ha proprio fatto ascoltare una parte di questa canzone che tu dici che non ha avuto successo, ma però la cantano tutti, perdonami, ma io ho avuto il mio grande successo con Quell'uomo sono io, incisa sì. No, ma io vedi per carità, e stasera vorrei riprovare con te, riaccarezzare la vita com'è. Vedrai un uomo che non piange mai, quell'uomo sono io. Pensa che quando siamo andati, che noi, vedrai un uomo che non piange mai, quell'uomo sono io. Pensa che questa canzone, quando ci ha chiamato la Caterina Caselli per lavorare nella Sugar qualche anno, noi gli abbiamo fatto sentire anche questa canzone, che abbiamo rispolverato e rimesso in un disco che ha fatto Rangone. Come l'ha sentita il Piero Sugar, il marito, ha detto: se noi avessimo avuto questa canzone qui qualche anno fa per Massimo Ranieri, sarebbe stato a Sanremo un successo incredibile. Effettivamente sì, penso anch'io, però
con i se e con i ma non si va mai avanti. Esatto, quindi... a me Eugenio piaceva concludere proprio questa puntata celebrando una grande amicizia, perché non è vero che in questo ambiente non esistono legami, amicizie importanti. No. Voi ne siete la dimostrazione, un po' a tutti noi piacerebbe avere quella persona di fiducia, no? Che cammina con te in un percorso lungo come avete fatto tu. Guarda, io sono amico... cioè nel limite del vederci, per esempio con Tony Daloia ci conosciamo da una vita, sì. Con Walter lo stesso, siamo in contatto molto raro, però perlomeno ci stimiamo vicenda. Però devo dire, Eugenio, che ogni qualvolta che io ho bisogno di un brano, di qualsiasi cosa, tu... ma neanche un'ora mi arriva tutto e sei un grande da quel lato lì, quindi... grazie Eugenio, noi ti salutiamo, ahimè dobbiamo salutarci perché i tempi televisivi sono questi, ma ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito, per essere stato qui con noi, certo. E quando penso volete, che questa puntata farà un grande successo perché tutti si aspettavano Eugenio, risposte. Eugenio, una preghiera ti voglio fare, mi mandi un brano che vorrei andare di nuovo a Londra. Versione Walter D'Angelo anni 2022. Ma io ce n'ho uno che fa così. Pensaci, butta giù qualche idea. Devo finirlo. Un grande un abbraccio, un sogno questa notte, amico mio. Ma no, quella di Yesterday, raccontarlo, neppure io ci crederei. Stavo suonando una canzone a modo mio, bello, quando mi accorsi che vicino a me si era seduto Dio. Lui mi ascoltò e mi ascoltò attentamente, mi disse: bella la canzone che hai composto, ora ci vuole un grande testo al posto giusto, con un messaggio che rimanga impresso. Preghiera. Quando arriva la sera. Grazie al nostro Eugenio Del Sarto, grazie di cuore per essere stato con noi agli anni più belli. Grazie a voi. Grazie per tutta la poesia che ci hai regalato questa sera e grazie ai nostri telespettatori per averci seguito con tanto affetto anche in questo appuntamento, che ovviamente ci rivedrà protagonisti con tante sorprese e soprattutto con la musica degli anni più belli il prossimo mercoledì alle ore 21 su Prima Antenna, canale 14. Buonanotte a tutti, anzi buona serata con i nostri programmi. Grazie a tutti voi, grazie. Alla prossima puntata. Ciao. Non canti più? Adesso? Non canti più niente? Cosa devo cantare? Sono la stornellante, vagabondo. Piccola mia, non piangere per me se vado via. Pietra di luce.